Salve a tutti ragazzi, dato che ho visto che nel video precedente non tutti sono riusciti a risolvere il problema, adesso vi spiego un altro metodo. Proviamo a ricostruire il database della PS4. Allora, teniamo premuto il tasto di accensione, primo beep, appena sentiamo il secondo, lasciamo. Ok, adesso connettiamo un DualShock 4 mediante USB. E premo il tasto PS. Andiamo su ricostruzione database, premo il tasto X e premiamo OK. E attendiamo che finisca. Bene, adesso potete controllare se il vostro download partirà o vedrà lo stesso l'errore dei dati corrotti. Grazie mille per la visione.